si parla di arte e si va in cerca di Salvo Nunez. Buongiorno Salvo. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno direttore, piacere di essere con voi. Grazie, io vorrei pregare la regia di mandare in onda alcune immagini straordinarie che Nunez farà conoscere ai telespettatori di Canale Italia, ma soprattutto agli italiani, questa mostra straordinaria che c'è ancora, mi pare, vero? Sì, la famosa mostra di Spoleto, questa città Spoleto. meravigliosa in Umbria. Vogliamo far vedere, regia, le immagini, per favore? Con sgarbi, Prego, perché intanto Ignazio Contini. parliamo di questa. Parliamo di questa. Un evento straordinario in Italia, anche perché Spoleto, come sai, direttore, è uno degli eventi più importanti con la Biennale d'Arte di Venezia. Certo, vediamo le immagini quindi. E nel contesto abbiamo presentato anche il libro di poesie della dottoressa Irene Caterella con illustri ospiti che scrivono le prefazioni come il professor Alberoni, la professoressa Parza, la dottoressa Silvana Giacobini, già direttore di chi, Pippo Franco, Marco Columbro e tanti altri, poesie emozionanti, poesia per l'animo, infatti si chiama Canto Anima, un libro straordinario. Stiamo vedendo dell'immagine, ha con sé il televisore, Eccolo, sai? eccoci qua, ecco, c'è Vittorio che ha fatto un'intervista, c'è Mario Lussato Fegis, il critico del Corriere della Sera, abbiamo la professoressa Parsi, Chiari Carrisi, il figlio di Albano e Romina, grande musicista, Pippo Franco che ha fatto uno spettacolo teatrale meraviglioso con una terrazza dove si vedeva Assisi, un palazzo fantastico proprio accanto al Duomo e immagini che lasciano senza fiato perché l'arte siamo noi, l'arte è il nostro pensiero, l'arte è la nostra anima. E l'altra, soprattutto in un periodo così, caro direttore, è proprio quello di meglio che abbiamo per stare sereni e in equilibrio. Guarda che belle opere di arte sacra che abbiamo, di grande Pittura, ispirazione. pittura e scultura contemporaneamente, insomma. Poesia, ceramica, ferro, abbiamo tutti i tipi di arte rappresentati, anche perfino la videoarte, un'arte nuova, guarda che meraviglia, queste facce meravigliose dipinte ad arte. E quindi guarda, i tavoli con le sculture, guarda che meraviglia queste sculture meravigliose. Sono belle, sì, anche le pitture. E qua un pittore di espressione raffaellesca, il palazzo molto spazioso, io ringrazio di cuore proprio a tutti questi artisti che con ragione e con passione si cimentano nel far arte e nel darci momenti meravigliosi perché chi vive nell'arte, chi respira arte, chi si nutre di arte certamente vive meglio. È più sereno con la mente e può dare anche alla società, agli amici, alla famiglia, cose migliori, soprattutto in un periodo così altalenante e difficile come quello che stiamo ancora vivendo, e quindi è importante proprio, sana se A stessi. me par strano proprio che in questo periodo travagliato ci sia ancora chi si sforza di far conoscere pittori, scultori alla società. Insomma, è positivo. Ti ringrazio per quello che. Perché credo che sia una missione sociale fondamentale proprio perché io da sempre, chi mi conosce, vivo delle arti, amo le arti, ci metto il cuore con grande determinazione, sacrificio e passione, perché tutto ciò che ci fa star meglio è questo. Io credo addirittura che l'arte sia una nuova fede. Chi crede in se stesso e crede nella propria arte riesce comunque a essere e andare avanti con forza, perché è naturale che viviamo momenti sempre più difficili, anche grazie a voi di Canale Italia, a te, direttore Vito Monaco, che ne dai spazio con animo sensibile e quindi questo è fondamentale proprio per la società, perché chi va a vedere un museo, chi va a vedere una galleria d'arte, chi è sensibile alla poesia, chi ha un animo che si nutre di ciò, certamente credo indubbiamente una persona migliore, credo che indubbiamente è questo. Fino a quando potranno godere di Adesso vi questo? è il premio Modigliani, il ricordo del grande Modì, Amedeo Modigliani, l'artista italiano più famoso al mondo, e quindi fino al 30 luglio la mostra è aperta dalla mattina fino alle ore 20 e ricordiamo con questo premio Amedeo Modigliani l'eccellenza italiana nel mondo, l'artista che frequentò Picasso e tutti i più grandi, l'artista di Livorno. Un artista così giovane, ambizioso, ma che è riuscito a dare lustro all'Italia,
invidiatoci, è copiato in ogni dove. Amedeo Modigliani, c'è questo premio in Terrazza Frau, nel cuore di Spoleto, in un palazzo meraviglioso dove si vede anche la meravigliosa e bella Assisi. Invito tutti a Spoleto perché è una città veramente che dà tanto, si mangia benissimo, ma per una famiglia, per un fine settimana è qualcosa di veramente strepitoso. Solo a un'ora e venti, un'ora e mezza da Roma, comodo in treno da raggiungere, oppure dal nord o dal sud, abbiamo avuto persone da tutta Italia, artisti anche dall'estero. Sono state due feste meravigliose, l'altro ieri col Primo Modigliani, l'inaugurazione della Mostra Internazionale Spoleto Arte. Un grazie ancora a tutti gli artisti che si sono cimentati, ai poeti, che con le loro verse, la loro sensibilità ci capiscono che la dolcezza, la sensibilità, ma soprattutto l'espressione artistica è una delle cose migliori per educare i figli, i bambini, ma soprattutto gli adulti a essere migliori. Grazie Salvo Nunez, buona giornata, buon lavoro. E grazie per tutto quello che fai per l'arte e per gli italiani. Grazie. Un grazie a te, direttore, che hai un grande animo artistico e sensibile e dai spazio a questo come pochi fanno. Grazie, grazie. Buona giornata, buona giornata.